innanzitutto buongiorno, direttore, tu ci hai dato 2 minuti, quindi io per evitare, e noi per evitare di essere, come dire, approssimativi e superficiali. 2 minuti poi naturalmente, no, nel senso, vi ridarò la parola, ma facciamo una tavola rotonda molto siccome veloce. Il tema è molto serio, quello che hanno introdotto i due ragazzi, Felice e Valerio, il video, il Presidente del Consiglio, richiederebbe un ragionamento, quindi per evitare di essere superficiale vado per titoli. Uno è la fotografia che avete rappresentata, e che è quella reale di un figlio del sud come me, che invece ha scelto di restare tra mille difficoltà nel mezzogiorno. Poi c'è la realtà che Napoli continua a essere comunque la città d'Europa con il più alto numero di bambini e di giovani, e in questi ultimi tempi si comincia a registrare anche un fenomeno interessante, che è la migrazione di ritorno, cioè persone che ritornano a vivere nella nostra città. Quando si parla di sud, e anche l'ha detto il Presidente, è molto differente il mezzogiorno. Quindi andiamo per titoli. La prima cosa è, secondo me, chi rappresenta la società, non penso solo alle istituzioni politiche, devono rappresentare dei punti di riferimento, quindi onestà, trasparenza e legalità. E quindi interrompere qualsiasi tipo di flusso malefico che negli anni si è verificato e che si sta interrompendo sempre di più anche nel mezzogiorno, tra denaro pubblico, finanziamento, lavoro. Io quando sono andato all'estero, ho avuto 2 anni l'opportunità di andare fuori, ho incontrato tantissimi ragazzi che mi dicevano proprio questo: noi ci siamo andati non per scelta ma per necessità, e che non volevamo chiedere un lavoro col cappello in mano come se fosse un privilegio. Quindi il nostro compito è creare le condizioni perché si possa investire nel mezzogiorno. Quindi cooperazione leale tra istituzioni, un rapporto corretto, trasparente, leale e franco tra il cosiddetto pubblico e il cosiddetto privato. Quindi investimento sui beni comuni. A Napoli abbiamo creato l'assessorato ai giovani, unica città d'Italia, è stato un messaggio importante, una ragazza anche che ha scelto, diventata assessore a 26 anni, di rimanere nella nostra città. I segnali di controtendenza quali sono? Diceva il Presidente a proposito della Campania, di Napoli e di alcune regioni del mezzogiorno: turismo, cultura, commercio, artigianato, persone che investono con capitali propri, misure istituzionali che danno incentivi da parte del Comune, della regione, dello Stato, utilizzo del patrimonio immobiliare in disuso, tanti che investono nell'agricoltura. C'è questa scoperta interessante delle nostre terre, che è un aspetto di orgoglio di noi che siamo del mezzogiorno. Coinvolgere i giovani. Giovani non è solo siete quelli del domani. Io posso dire la nostra esperienza in questi 7 anni, tante difficoltà, abbiamo cercato di coinvolgere i giovani come protagonisti del destino della loro città, e tanti lo stanno facendo. Ad esempio, alcuni dati: 70-80% dei diplomati degli studi alberghieri di Napoli, che come sanno i napoletani stanno molti nelle periferie, stanno trovando proprio lavoro in tutto il comparto della rinascita culturale e turistica della nostra città. Ovviamente protocolli, accordi che si fanno in città tra università, enti locali, regioni e altre istituzioni, così come è assolutamente importante rivedere, vado sempre per titoli, alcune misure nazionali, i fabbisogni. C'è ancora troppa disparità da come vengono scelti i parametri per i fabbisogni standard tra il nord e il sud. E di questo parleremo. Sto andando a terminare. Leggi speciali. È vero. Il Presidente del Consiglio, prendo atto, ha detto che il Sud avrebbe bisogno. Beh, finora abbiamo registrato in questi anni leggi speciali per Roma, leggi speciali per Milano, da ultimo un emendamento speciale, chiamiamolo così, per Torino sul trasporto pubblico. Quindi questa è la fotografia che sinora c'è stata. Manovra di bilancio. Allora, se vogliamo veramente creare le condizioni, bisogna smetterla che gli enti locali vivano una perenne situazione di dissesto, di predissesto, perché altrimenti non si può creare anche quella qualità della vita, quei servizi ordinari, quella sicurezza. Da ultimo vorrei dire che grazie alla cooperazione istituzionale di questi ultimi tempi, soprattutto dell'ultimo anno, nella sola città di Napoli, grazie a accordi tra comune, città metropolitana, regione e governo nazionale, si parla di circa un 3 miliardi di euro di infrastrutture e servizi, soldi veri, quindi non soldi che vengono restituiti. Quindi per andare a chiudere, altri due flash, clausole sociali, perché è importante che i cantieri che si aprono vedano manodopera locale e lavoro in nero, perché quella fotografia noi stiamo per approvare, chiedo veramente, una delibera, perché è assurdo che dei ragazzi che spesso fanno ricerca, università o altro,
debbano trovare, possano lavorare questa grande rinascita culturale e turistica della città, sfruttati in nero, e quindi con una delibera ne andremo a colpire proprio questo. E chi fa questo verrà sanzionato, perché il lavoro è anche il lavoro di dignità, non solo avere un lavoro, lavoro con diritti e con dignità. Bene, per titoli hai messo un po' a fuoco, però. Contro. Quelle politiche che si sono descritte prima sono le politiche del contro, siccome 80 va bene così, gli altri si arrangiano. Noi dobbiamo costruire, come dice la Costituzione, un'Italia unita nelle differenze. E nel chiudere questa giornata, per quanto riguarda il mio intervento, che ho ascoltato con molta attenzione, e anche per poter dare una visione che non sia semplicemente di sopravvivenza, di eutanasia o di pessimismo cupo, perché poi chiaramente la situazione è molto seria e molto grave, lo vediamo ogni giorno, però provare a vedere che cosa debbano fare le persone che decidono di restare. Io vi posso dire che 7 anni fa, quando decisi per esempio di fare il sindaco e dare un messaggio anche, come dire, ai giovani, che lo potranno fare uno di loro dopo di me, e quindi contribuire anche attraverso la politica al cambiamento. Noi abbiamo parlato di economia, di cultura, di tante cose, ma di politica è quello, come dire, di puntare sul capitale umano. Guardate, perché il quadro di questa città 7 anni fa era non andarsene i giovani, di andarsene tutti quanti, perché era una città dove devi saltare sui cumuli di spazzatura, non c'era un'iniziativa culturale, nessuno voleva venire. Di Napoli c'era un'immagine altro che la pizza, nel mondo si parlava solamente di altro. Abbiamo aspettato le leggi nazionali? No. Abbiamo aspettato l'aiuto dei settentrionali? No. Abbiamo aspettato l'aiuto dell'Europa? No. Abbiamo cominciato, e la mia gratitudine enorme nei confronti dei napoletani, a pensare che la questione meridionale sì pretendere, sì chiedere, sì rivendicare, sì lottare, ma innanzitutto il senso di identità, di appartenenza, di autodeterminazione e di orgoglio. Cioè, che cosa possiamo fare noi? E abbiamo ribaltato un po' i rapporti di forza. Il capitale umano sarà perché non tenevamo un euro e continuava a non avere un euro, perché abbiamo vincoli normativi, blocchi finanziari, leggi, provvigli impressionanti. Il capitale umano in questi 7 anni, con tutte le sofferenze, ha provato a dimostrare non solo che noi non ci vogliamo andare, ma speriamo un giorno che tanti giovani, non perché qualcuno li chiama in modo coatto, ma perché trovano, diceva anche prima Manfredi, un sistema che comincia a far diventare conveniente, perché noi, che voglio chiudere, stiamo puntando anche molto su delle cose di cui non si parla più, ed è un errore, che sono l'umanità, la solidarietà, il senso, come dire, di vicinanza alle persone fragili, e quindi non commettere gli errori. Per esempio sull'IVA, e lo voglio dire perché qui abbiamo scritto una pagina importante sul Bagnoli, io vorrei vivere un domani in un paese in cui non siamo costretti a decidere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, perché ho raccolto centinaia di persone che per un'industria sbagliata degli anni passati sono morti per amianto. Vogliamo provare a lanciare una sfida nel mezzogiorno che ci può stare un'industria che coniuga i diritti dei lavoratori, il diritto delle imprese, il diritto dell'industria col diritto alla salute e il diritto dei nostri territori? Un'ultima cosa sulla questione. Mettiamoci anche un dovere per tanti. Sì, per la questione morale. Ve lo dice uno che penso si è difeso in circa 100 procedimenti penali da quando sta nelle istituzioni. E quindi condivido le cose che sono state dette. Ma vogliamo anche dire, per onestà intellettuale, che tanti giovani, tra i vari motivi che se ne vanno e perché hanno la percezione un po' esagerata, un po' vera, un po' sottovalutata, che l'Italia, se non appartiene a qualcuno, se non ha raccomandazioni, se non conosce a qualcuno, è difficile magari poter avere un posto pubblico, diventare ricercatore, diventare professore o fare altre cose. Il tema della questione morale, vogliamo dire che viene declinato non tanto a chiacchiere ma con i comportamenti? Beh, io sono soddisfatto, e tra i 1000 problemi di cui voi ne parlate giustamente ogni giorno, questa città forse un pochino si sta, e anche il mezzogiorno, attenzione, riscattando con una declinazione di chi rappresenta la città, ci ha messo la faccia, è un essere umano, siamo esseri umani, abbiamo deciso di non vivere tutta la vita a sentire sempre le solite narrazioni, ma provare a vedere con tutti i nostri difetti che cosa possiamo fare, non solo per rimanere, ma per dare ai nostri giovani, farli diventare protagonisti del cambiamento. E io voglio dire con molto orgoglio, in questa città, tra i principali persone che io in questi 7 anni ho incontrato, che mi hanno dato grande energia, anche critica, perché poi i giovani sono forti, perché sono vicini, perché giovani, tanti ci stanno credendo, start-up, imprenditori, e quindi io, come dire, credo che questi incontri servono anche per vedere visioni diverse, ma per essere un po' più uniti, per dimostrare anche che qua effettivamente non solo si può restare, ma io credo che la rotta in qualche modo è stata invertita, altrimenti qualcuno mi deve spiegare come mai è una meta che oggi
è tra le più visitate del mondo, se fosse una città dalla quale tutti non aspettiamo l'ora con la valigia da cui ce ne dobbiamo e poi scappare. Sentire le giovani, grazie Sidano, perché non possiamo fare un giro per tutti, forse c'è qualcuno per...